Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere un unboxing molto particolare. A voi il video. Ecco come si presenta la scatola che andremo a breve ad aprire. Non prima però di avervi mostrato l'orologio che indosso, il mio Sarb 035. Bene, andiamo ad aprirla con il mio fido coltello. Procediamo con cura all'apertura di questo pacco. Ed ecco che cerco di velocizzare il tutto. All'interno c'è l'orologio sicuramente ben imballato. Procediamo a rimuovere la carta da imballaggio che preserva sicuramente la custodia. Orologio che, vi dico la verità, aspettavo da diverso tempo e che finalmente mi è arrivato. Andiamo ad aprire anche la carta. Mentre aumenta l'hype, il desiderio di toccarlo con mano. Ed ecco a voi. Già questo è il retro della custodia, il logo della Marina Militare, e molti di voi hanno già capito di cosa si tratta, ossia squale master per il consubin, ossia i palombari della Marina Militare. Apriamo, molto carina comunque questa custodia, ed ecco a voi lo squale master. Già si può notare benissimo che non è un 15-21 convenzionale, lo spessore è assolutamente diverso e anche il materiale è diverso dal classico acciaio polished. Ci sono chiaramente i libricini e la card di garanzia e un ulteriore cinturino con questa stampa che richiama appunto la divisa dei palombari. Dentro c'è anche un libricino dedicato proprio al modello, che ricordo essere un'edizione limitata di 500 pezzi, 80 assegnati ai palombari. Andiamo a svitare subito la corona, ottimo il grip, come sempre c'è anche l'anello, diciamo, che ci segnala l'apertura della corona stessa. Andiamo a rimettere l'ora, ovviamente preciso, il movimento ricordo essere un SV200 di grado Laboré. Andiamo a serrare di nuovo la corona. Bello comunque anche il dial di questo colore blu, così come la ghiera che ricordo essere a 120 scatti unidirezionale e avere l'inserto in ceramica spazzolata con il riferimento del dot a ore 12. Vediamo anche il profilo della cassa, dove comunque c'è lo spessore, belle anche le anse forate, c'è anche la valvola per l'espulsione dell'elio, proprio perché progettato a resistere a 1200 metri. La cassa è totalmente in titanio di grado 5. Andiamo però a vedere anche il dial, che è diverso dai soliti 15-21, perché ci troviamo di fronte a un sandwich dial. Ad ore 6 troviamo poi la scritta Consubin e il logo dei palombari. La luminescenza invece è affidata alla BGV9, che devo dire è molto performante e si vede che hanno applicato diversi strati di pasta luminescente, perché è davvero molto performante. Il retro della cassa si presenta in maniera molto standard, vi sono le solite scritte in cui però spicca quella del gruppo palombari della Marina Militare e in più vi è poi il numero progressivo da 1 a 500. Ma parliamo ora delle misure di questo squale master fatto per i palombari. Bene, ha le stesse identiche misure di un 15-21, fatta eccezione ovviamente per lo spessore, che qui è molto più importante. Abbiamo infatti uno spessore di 15,4 mm. Tuttavia, al polso si presenta in maniera molto comoda. Faccio presente che il mio polso è da 17,5/18. Bellissime sono anche le rifiniture sulla cassa, che è quasi interamente satinata,
con però i suoi biselli lucidi ai lati. Davvero una bellissima cassa anche con questa finitura. Si vede difatti che si è voluto proprio creare un vero e proprio tour watch. Ma arriviamo però alle conclusioni. Cosa ne penso di questo Squale Master fatto per il Consubin? Bene, a mio avviso Squale lavora sempre molto molto bene, che si tratti delle versioni standard o di quelle in edizione limitata. Ovviamente qui ci troviamo di fronte a un 1521 anabolizzato e più tool watch. Le rifiniture di maggior pregio e l'utilizzo del titanio di grado 5 e la relativa tiratura limitata ne giustificano il prezzo di circa 2000 euro. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Non dimenticarti di iscriverti al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!